Vuoi giocare con me? Di Aaron Scott. Voce narrante Alessandro Concas. Come Marta guardò l'orologio sul desktop del suo computer, segnava le 22:30 minuti. Un crampo allo stomaco le ricordò che erano passate quasi 10 ore dal suo ultimo pasto. Decise di andare a prendersi un panino al pub all'angolo con via Brioschi. Non amava l'ambiente del Tipota, ma era l'unico locale aperto a quell'ora nei paraggi e le piadine che facevano erano accettabili. All'uscita del locale, tre ragazzi erano appoggiati al muro, tutti con una sigaretta spenta, penzolante dalle labbra. «Scusa, è mica da accendere?» le chiese il più alto dei tre. Marta aveva smesso di fumare, ma nella sua borsa c'era sempre un accendino. Non sapeva neanche lei perché continuava a portarselo dietro. Mentre frugava fra le sue cose alla ricerca dell'accendino, la porta del Tipota si aprì a metà. «Tax! È arrivata la tua birra!» urlò qualcuno dall'interno, poi la porta si richiuse. «Mi fumo una sigaretta e arrivo!» rispose il ragazzo di fronte a Marta, che nel frattempo aveva trovato l'accendino e glielo stava porgendo. La sua mano sfiorò quella di Dax e per una frazione di secondo nella mente di Marta si formulò un pensiero nitido. Sei in pericolo, vai a casa. Marta non era proprio una sensitiva, ma spesso aveva dei presentimenti su cose che dovevano accadere o che erano successe, anche molto tempo prima. Che fossero avvenimenti futuri o passati, in genere non erano mai belle notizie. Dax. Come sai il mio nome? Ti ha chiamato così il tuo amico? Senti, stava per dirgli di andarsene a casa, che era in pericolo, che era meglio non restare al Tipota. Poi si fermò. Temeva di essere presa per pazza. Era stanca e voleva solo andare a finire il suo lavoro. Non è che hai una sigaretta? Disse. Dax le offrì la sua ultima sigaretta. E Marta vanificò i suoi ultimi 12 mesi da ex fumatrice. Tornò in ufficio e si sedette alla sua scrivania. Maledì nuovamente se stessa per non aver fatto un backup del suo hard disk come le era stato consigliato. Un virus aveva cancellato il lavoro degli ultimi 3 giorni e ora era costretta a dover reinserire i dati di quasi 300 clienti. Una debole luce illuminava la sua postazione e parte del corridoio alle sue spalle. Senza i suoi colleghi che urlavano e i telefoni che squillavano in continuazione, le stanze dell'ufficio si trovavano in un silenzio surreale. L'unico rumore era la ventola del computer e il ticchettio delle sue dita sulla tastiera. Prese una scheda e la sistemò sulla scrivania. Stava per iniziare a inserire i dati quando dei rumori alle sue spalle la fecero sobbalzare sulla sedia. Rumori di una palla che rimbalza sul pavimento. Si girò di scatto. Il corridoio alle sue spalle si trovava nella penombra. «C'è qualcuno?» urlò verso l'oscurità. Le alzò e si precipitò verso gli interruttori situati alle sue spalle, accendendo tutte le luci. L'ufficio si illuminò e il rumore cessò di colpo. Marta non vide nessuno. Saranno stati dei rumori dal piano di sopra, pensò, prendendo un po' di coraggio. Si diresse lungo il corridoio verso l'uscita. Arrivata in fondo, si guardò intorno. Alla sua sinistra si trovava la stanza con la stampante e la fotocopiatrice. Alla sua destra, l'ufficio del dottor Alessi, il suo capo. Si diresse a sinistra. La porta era socchiusa e dalla stanza buia intravide i LED della stampante che lampeggiavano. L'unico rumore che si udiva era il tremolio dell'alimentatore elettrico. Accese la luce e illuminò la stanza vuota. Si girò e andò verso l'ufficio del suo datore di lavoro. Provò a entrare, ma era chiuso a chiave. Accostò l'orecchio alla porta. Dall'interno non proveniva alcun rumore.
Si rilassò e tornò alla sua scrivania. Le rimanevano ancora 7 schede da inserire nel database. «Ok, finiamo questo lavoro e andiamocene a casa», disse alla stanza vuota. Riprese il suo lavoro e in 10 minuti riuscì a inserire i dati di 6 clienti. Salvò il file, questa volta in duplice copia, anche sulla sua chiavetta USB, e prese l'ultimo foglio. Alle sue spalle avvertì chiaramente la voce di una bambina. «Ciao!» Marta rimase immobile, paralizzata dal terrore, con una mano appoggiata al mouse e l'altra sospesa mezz'aria sopra la tastiera. Nel suo monitor intravide il riflesso di una figura alle sue spalle. La mano con cui teneva il mouse iniziò a tremare e la freccia del puntatore sul monitor iniziò a muoversi velocemente da destra a sinistra. «Vuoi giocare con me?» si sentì chiedere da una vocina infantile alle sue spalle. Ruotò lentamente sulla sedia girevole, con il cuore che le pulsava nelle vene. Alle sue spalle non c'era nessuno. Fissò la porta dell'uscita in fondo al corridoio. «Stai calma, sei stanca e la mente può giocare brutti scherzi. Adesso prendi la giacca e ti precipiti fuori da quella porta. L'ultima scheda la puoi inserire anche domani mattina». Avrebbe voluto muoversi velocemente, ma il terrore le rallentava ogni movimento. Spense il computer, prese la giacca e le parve di impiegarci una vita a percorrere il corridoio. Le sembrò di trovarsi in uno di quegli incubi in cui vorresti correre, ma tutti i movimenti sembrano al rallentatore e più cerchi di avvicinarti ad una porta, più ti sembra lontana. Era giunta quasi a metà del corridoio quando udì nuovamente quel rumore. Marta si bloccò e quello che vide la fece barcollare. Dovette appoggiarsi al muro per non cadere a terra. In fondo al corridoio, da sinistra verso destra, una palla arancione rotolò davanti all'uscita e sparì verso l'ufficio del suo capo. «Se è uno scherzo, non è affatto divertente!» gridò, sperando in una bravata di qualche suo collega. Non ottenne risposta. Si precipitò verso l'uscita, infilando le mani nella borsa per prendere le chiavi e non le trovò. Cercò invano anche nelle tasche dei pantaloni e della giacca. «Merda, dove le ho lasciate?» Si guardò intorno e le vide sul pavimento, all'ingresso dello stanzino della stampante. «Mi saranno cadute prima?» pensò. Nel momento in cui raccolse le chiavi, udì il rumore della fotocopiatrice che si metteva in moto. Vide il movimento della lampada passare sotto il coperchio e un foglio A4 uscire dal retro. Lo prese e quando lo guardò, sentì le gambe cederle. Questa volta non fece in tempo ad aggrapparsi a nulla e cadde a terra. Il foglio le scivolò dalle mani e si posò sul pavimento al suo fianco. Fotocopiata sul foglio, con una calligrafia infantile, appariva la scritta «Vuoi giocare con me?». Si aggrappò al tavolo e si rimise in piedi, sollevò il coperchio della macchina e vide sul piano di scansione una scritta fatta con del sangue, come se fosse ribaltata allo specchio. La medesima scritta: «Vuoi giocare con me?». Nello stesso istante, alle sue spalle risuonò nuovamente il rumore della palla. Marta strillò. Cercò di rimanere lucida, anche se in certe situazioni si perde del tutto il contatto con la razionalità.
Non riuscì ad alzarsi e iniziò a gattonare lentamente verso l'uscita. Perse le scarpe, ma non si preoccupò di recuperarle. Voleva solo uscire il più in fretta possibile da quell'incubo. Il rumore della palla proveniva nitidamente dalla stanza del dottor Alessi. Giunse di fronte alla porta, si aggrappò alla maniglia e si issò in piedi. Prese le chiavi per infilarle nella serratura, ma con gli occhi non perdeva di vista la porta dell'ufficio di fronte a lei. Quel suono cessò all'improvviso. Da dietro la porta una voce di bambina, dolce, ma allo stesso tempo roca e spaventosa, le chiese nuovamente: «Vuoi giocare con me?» Marta scoppiò in lacrime. Le chiavi le scivolarono dalle mani e caddero a terra. Rimase letteralmente paralizzata, continuando a singhiozzare e a fissare la porta della stanza di fronte a lei. Quando sentì il rumore della serratura aprirsi, si appoggiò al muro e si fece scivolare verso il pavimento, rimanendo seduta con le braccia attorno alle ginocchia. Appena vide la maniglia iniziare ad abbassarsi lentamente, si sdraiò su un lato, assumendo involontariamente la posizione fetale. La porta si aprì di colpo. Quello che si presentò davanti ai suoi occhi non era l'ufficio del suo capo, ma la stanza di una bambina. Sulle pareti, che dovevano essere bianche, era attaccata una tappezzeria rosa a fiorellini, con chiazze di sangue ovunque. Per terra bambole e pupazzi macchiati di rosso. La palla arancione stava rotolando lentamente verso la parete in fondo. Al centro della stanza, una bimba con un pigiamino azzurro giaceva seduta a gambe incrociate con il viso fra le mani. Al suo fianco si trovava una sedia rovesciata e sopra il suo capo dei piedi scalzi pendevano dall'alto. Marta alzò lo sguardo e scorse una donna con un cappio al collo penzolare dal lampadario. La bimba alzò lentamente la testa. Il suo collo era attraversato da una profonda ferita e il sangue ne fuoriusciva, schizzando ovunque. Al posto degli occhi sembrava avere due biglie di ghiaccio. Nello stesso istante la donna impiccata aprì gli occhi, continuando a roteare in mezzo alla stanza. Assieme guardarono Marta e dissero: «Vuoi giocare con noi? Vuoi giocare con noi?» Le luci di tutto l'ufficio si spensero all'improvviso. Marta si ritrovò al buio. Marta non rivide mai più la luce. Marta non rivide mai più la luce. Il giorno seguente il dottor Alessi arrivò in ufficio poco prima delle 9. Notò subito che c'era qualcosa di strano. L'antifurto non era stato inserito e la porta del suo ufficio, che chiudeva sempre a chiave, era accostata. Quando l'aprì, vide il corpo della sua segretaria penzolare dal lampadario, con un cavo di rete stretto intorno al collo. I suoi occhi erano sbarrati e sembravano fissarlo. Il colore della pelle del suo viso era blu scuro, così come quello della lingua che le fuoriusciva dalla bocca. Sul pavimento, sotto il suo corpo, si trovava una palla arancione. «Oh mio Dio! Marta!» urlò, trattenendo un conato di vomito. Nello stesso tempo udì la voce della custode alle sue spalle. «Dottor Alessi, c'è una raccomandata da...» La donna lasciò la frase a metà. Appena vide il corpo della ragazza impiccata, la busta le scivolò dalle mani. Quando notò la palla sul pavimento, si inginocchiò ed iniziò a farsi il segno della croce. «Signore, proteggici!» sussurrò, chiudendo gli occhi. Il dottor Alessi l'aiutò a rialzarsi. «Signora Erminia, venga via di qui! Su, vada a sedersi di sotto e non faccia salire nessuno! Io ora chiamo la polizia e la raggiungo subito!» «Dottore, quella palla io la riconosco!» rispose la donna tremando.
era in evidente stato di shock. Il dottor Alessi capì che non era in grado di muoversi, la prese sotto braccio e l'accompagnò fuori dalla stanza. «Venga con me, l'accompagno giù io!» Chiuse la porta dell'ufficio e condusse l'anziana donna in portineria, chiamando nel frattempo il 113 dal suo cellulare. Mentre aspettavano l'arrivo della polizia, la donna si calmò, guardò il dottor Alessi negli occhi e disse: «Dottore, se fossi in lei venderei subito quell'ufficio. Sono la custode di questo palazzo da più di 30 anni. Quando arrivai qui, nelle mura dove ora si trova il suo ufficio, c'era un appartamento in cui vivevano una giovane donna e sua figlia di 6 anni. La madre non era del tutto normale. Soffriva di depressione da quando il marito le aveva abbandonate. Come lei sa, io abito al piano di sotto. La sentivo spesso urlare contro quella povera bambina. Un giorno, facendo le pulizie in cortile, trovai una palla e la regalai alla piccola. Era una palla arancione, come quella che adesso ho visto nel suo ufficio, proprio sotto il corpo della povera signorina Marta. La sera stessa sentì la bambina giocare sopra la mia camera da letto». Poi udì la madre inveire: «Smetti di far rimbalzare quella dannata palla!» Continuava a gridare. Subito dopo arrivò un urlo agghiacciante della bambina che non scorderò mai. Chiamai subito la polizia. Quando entrarono nell'appartamento, trovarono la bimba in mezzo alla stanza in una pozza di sangue. La madre le aveva tagliato la gola. Poi si era tolta la vita impiccandosi al lampadario. Se solo non le avessi regalato quella palla, forse ora la piccola sarebbe ancora viva. Dottore, quella stanza era situata esattamente dove ora si trova il suo ufficio. Per anni non ci ha abitato più nessuno, ma spesso, durante la notte, io ho continuato a sentire il rumore di quella dannata palla rimbalzare sul pavimento sopra il mio letto. Da quando ci sono gli uffici, quei rumori si sono sempre fatti più radi. Era tanto che non li sentivo. Ieri sera sono stata svegliata da un viavai continuo di sirene della polizia. Non so se ha sentito cosa è successo qui sotto. 3 ragazzi sono stati aggrediti all'uscita del pub che c'è all'angolo. Pare sia stato un vero e proprio agguato. Uno dei 3, un tal Dax, non ce l'ha fatta. Dicono ci sia di mezzo qualche questione politica. Al San Paolo, dove hanno portato i feriti, è scoppiata una mezza guerriglia tra la polizia e gli amici delle vittime dell'aggressione. Quando sono tornata a letto e finalmente è tornato il silenzio, quella dannata palla ha iniziato a rimbalzare sopra la mia testa. È andata avanti tutta la notte. La donna scoppiò in lacrime. Il dottor Alessi le porse un fazzoletto e le mise una mano sulla spalla. «Su, su, non faccia così. Io non credo nei fantasmi, signor Erminia. Purtroppo Marta ha deciso di togliersi la vita e il fatto che si sia impiccata proprio in quella stanza credo che sia una di quelle tragiche coincidenze che ogni tanto capitano». In quel momento arrivò la volante della polizia. Il dottor Alessi spiegò agli agenti l'accaduto e risalì con loro nel suo ufficio. Quando entrarono, il corpo di Marta era sempre appeso al lampadario, ma la palla arancione non c'era più. Si guardò attorno incredulo. Il cellulare nella tasca dei suoi pantaloni vibrò per avvertirlo dell'arrivo di un SMS. Lo estrasse e guardò il display. Un nuovo messaggio. Schiacciò il tasto per leggerlo e il sangue gli si gelò nelle vene. Messaggio da Marta Cell, ricevuto alle ore 9:12. «Vuoi giocare con me?» Il terzo occhio.
Non avendo ricevuto risposta, aprì la porta. La donna giaceva in mezzo alla stanza in una pozza di sangue. In mezzo alla fronte, appena sopra gli occhi, diversi colpi avevano aperto un buco profondo da cui fuoriusciva materia cerebrale. Per terra, un sasso appuntito, sporco di sangue, non lasciava dubbi su cosa fosse stato usato per aprire quelle ferite. Su un tavolo, vide dei fogli scritti a mano. Li prese e iniziò a leggerli. Sono venuta a conoscenza delle mie facoltà all'età di 15 anni. Fu mia nonna, pochi giorni prima di morire, a rivelarmi ciò che nella famiglia di mia madre è sempre stato tramandato da nonne a nipoti. «Io sto per andarmene», mi disse un giorno che ero andata a trovarla. «E dove te ne vai, nonna?» le chiesi io. «Sto per morire, lo sento». «Ma se hai appena fatto tutte le visite, stai meglio di me. Dai, nonna, hai solo 70 anni». «C'è una cosa che devi sapere. Ascoltami bene, perché non avrò un'altra occasione per parlartene. Avrei voluto dirtelo fra qualche anno e avere più tempo per spiegarti come stanno le cose. Ma non pensavo che la mia ora sarebbe arrivata così presto. Vieni, siediti qui». Mi fece cenno con la mano di sedermi accanto a lei sul divano. La guardai negli occhi e capii subito che non scherzava. Qualcosa nel suo sguardo mi lasciò senza parole. «Tra qualche anno scoprirai di avere un dono particolare. Dono che io ho, che mia nonna aveva e che la nonna di mia nonna aveva. È stato sempre tramandato saltando una generazione. Tua madre non ce l'ha, tua figlia, se ne avrai una, non ce l'avrà. Ma se avrai una nipote femmina, lei lo erediterà. Devi sapere che in tutti gli uomini mezzo alla fronte, appena sopra le sopracciglia, è situata una ghiandola particolare. Pare che nell'antichità tutti avessero sviluppato le capacità legate ad essa, ma col tempo e con lo sviluppo della civiltà il suo utilizzo è stato abbandonato. Ad oggi tutti hanno ancora questa ghiandola, ma il suo inutilizzo per millenni da parte degli uomini l'ha resa inadoperabile. È come se fosse un terzo occhio, che però fin dalla nascita rimane chiuso e quindi non sappiamo di avere. Fra qualche anno anche il tuo terzo occhio si aprirà. Non siamo le uniche persone a cui succede, ma in genere chi riesce a vedere da questo occhio lo fa con molta fatica, con esercizi di meditazione, e spesso riesce ad aprirlo solo leggermente, vedendo in maniera sfocata. A noi, invece, si apre all'improvviso del tutto e riusciamo a vedere in maniera molto nitida ciò che ha da mostrarci. In genere accade intorno al 20° anno di età. Io ne avevo 19 quando è successo. Il problema è che lo shock iniziale può essere devastante. Prova ad immaginare l'esistenza di una comunità di persone nate tutte non vedenti. Per loro il non vedere sarebbe la normalità, non essendo mai venute a contatto con persone vedenti. Per loro sarebbe normale conoscere la realtà solo con 4 sensi. Gli oggetti li sentirebbero, li toccherebbero, li annuserebbero, li assaggerebbero, ma non saprebbero cosa vuol dire vederli. Se un giorno acquistassero la vista di colpo, cosa proverebbero? Sarebbero in grado di reggere al trauma di un evento del genere? Beh, ci sono cose che anche noi non abbiamo mai provato, visto o pensato. Altre di cui abbiamo sentito parlare, ma non abbiamo assolutamente la percezione di cosa siano veramente. Con l'apertura del terzo occhio abbiamo la possibilità di esplorare un mondo nuovo, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.
possiamo vedere cose bellissime, ma anche cose che neanche nei nostri peggiori incubi abbiamo mai immaginato. Io ero sconvolta ed eccitata allo stesso tempo. Nonna, ma di cosa stai parlando? Le chiesi. Sto parlando di tutto ciò che in genere definiamo paranormale. Chiaroveggenza, telepatia, telecinesi, visioni di persone morte, di cose accadute o che accadranno. Io ho visto che la mia morte è vicina, ma anche che il tuo terzo occhio si aprirà. L'ho sempre considerato un dono per poter fare del bene. Ti conosco e so che anche tu lo userai al meglio. Penso che Dio scelga accuratamente le persone che possono aprirlo, perché una capacità del genere in un'anima pervasa dal male o con propensione all'odio sarebbe un'arma pericolosissima. In quel momento mia madre entrò in casa e la nostra conversazione terminò. Due giorni dopo mia nonna morì e non ebbi più modo di tornare sull'argomento con lei. Il mio terzo occhio si aprì quando avevo 22 anni. Sognai mio padre, che non vedevo da alcuni anni in quanto si era rifatto una nuova famiglia in Spagna. Nel sogno mi trovavo in una stanza scura con delle tende rosse ai lati. Da una di queste vidi sbucare la testa di mio padre, come un attore che sbircia il pubblico dal palco nascondendo il corpo dietro al sipario. Mi parlava ed io gli chiesi di uscire, di venirmi incontro, ma lui mi rispose che non poteva. Mi avvicinai e scostai le tende. La testa di mio padre era sospesa nel vuoto, orfana del proprio corpo, e perdeva sangue dal collo tranciato appena sotto il mento. Iniziò a piangere, implorandomi di richiudere la tenda e chiedendomi che fine avessero fatto le sue gambe, le sue braccia e il suo busto. Mi svegliai urlando. Il giorno seguente ricevetti una telefonata. Mio padre era rimasto vittima di un incidente stradale. Una lamiera del camion con cui si era scontrato gli aveva tranciato la testa. Da quel giorno i miei sogni lucidi e le mie visioni sono stati sempre più frequenti. Imparai a decifrarli e a capirli, così come a riconoscere gli spiriti che mi apparivano, quelli benevoli e quelli maligni. Ho aiutato molte persone nella mia vita grazie al mio terzo occhio, ma ho anche passato molte notti terrorizzata da quello che vedevo. A 30 anni mi sposai e poco dopo nacque Cristina, la mia bambina. Una settimana dopo la sua nascita iniziai a vedere un'entità di nome Ariel. Così mi disse di chiamarsi. Spesso mi risvegliavo di notte e lui era davanti al mio letto che mi fissava con un sorriso inquietante. Capii subito che c'era qualcosa di malvagio in lui. Spesso non diceva nulla e si limitava a osservarmi. Altre volte mi parlava e iniziava a insultarmi e a minacciarmi. Mi diceva che dovevo smetterla di guardare nel loro mondo e che non dovevo più aiutare le persone nel mio. Ogni sera pregavo di non trovarmelo davanti. Purtroppo una cosa che mia nonna non fece in tempo a dirmi, ma che ho capito negli anni, è che il terzo occhio, una volta che si è aperto, non si può comandare. Se ci mostra qualcosa che non ci piace, non possiamo chiudere le palpebre per rimanere al buio. Siamo costretti a guardare tutto ciò che ha da mostrarci. Una sera di 2 anni fa mi svegliai e vidi Ariel. Non davanti al mio letto, ma seduto al mio fianco. Il suo sguardo era colmo d'odio e malvagità, come mai lo avevo visto fino a quel momento. Ero terrorizzata ed iniziai a tremare. Si avvicinò e mi sussurrò una frase che non scorderò mai. Chi ti ha detto che noi spiriti non possiamo materializzarci? Sei proprio sicura che non possiamo interagire con il vostro ridicolo mondo e farvi del male? Lo vidi uscire dalla mia stanza e dirigersi verso la cameretta dove dormiva mia figlia, che aveva appena compiuto 2 anni.
Una scossa mi attraversò la spina dorsale e il cuore iniziò a pulsarmi nelle vene del collo. Mi precipitai in camera di Cristina e vidi Ariel di fianco al suo lettino, piegato su di lei. La sua mano destra, enorme e pallida come la superficie lunare, stringeva il collo della mia bambina. Mi guardava e rideva, mi guardava, rideva e mi urlava con aria di sfida. Prova a fermarmi, dai, fermami o strozzo questa piccola stronzetta. Mi scagliai contro di lui per impedirgli di fare del male a mia figlia, che nel frattempo si era svegliata e aveva iniziato a piangere e a dimenarsi. Sentivo la risata diabolica di Ariel al mio fianco. Con tutte le forze cercai di afferrargli la mano per levarla dal collo della mia piccolina e intanto continuavo a urlargli di smetterla e di lasciarmi in pace. Di colpo, le urla di Cristina cessarono. Di colpo i movimenti di Cristina cessarono. Mio marito arrivò alle mie spalle, mi spinse per terra e scoppiò in lacrime. «Cosa hai fatto? Oh mio Dio, ma che cosa hai fatto?» Continuava a gridarmi. Ariel mi fissò nel mio terzo occhio e mi disse: «Ti ho mentito. Non possiamo materializzarci. Noi non possiamo toccare voi e voi non potete toccare noi. Sei tu che hai strangolato tua figlia con le tue stesse mani, credendo di fermare le mie.» Mi trovo in carcere da 2 anni per l'omicidio di mia figlia. Nel buio della mia cella ogni notte, quando chiudo gli occhi, mi si apre il terzo. Senza possibilità di volgere lo sguardo altrove, sono costretta ad assistere sempre la stessa scena, ripetuta all'infinito e vista attraverso gli occhi di mio marito. Nel buio si sente il pianto di Cristina, una luce che si accende, il letto dall'altra parte vuoto, 2 piedi che si infilano nelle ciabatte, l'avvicinarsi alla cameretta, e poi appaio io, piegata, sulla culla di Cristina, le mie mani strette intorno al suo collo, la mia voce che urla: «Smettila! Lasciami in pace!» Al mio fianco non c'è nessuno, perché gli occhi di mio marito non possono vedere Ariel. La cosa peggiore è che non solo posso vedere quello che ha visto mio marito, ma vivo anche le sensazioni che ha provato in quel momento. Il dolore nel vedere la donna che si ama uccidere propria figlia non è descrivibile, non è neanche lontanamente immaginabile. So che quella sera, oltre ad aver ucciso la mia bambina, ho anche spento per sempre la gioia nella vita di mio marito. Lui proverà a schiacciare l'interruttore per cercare di far tornare un po' di luce. Clic, clac, clic. Ma non servirà a nulla, perché quella luce non si accenderà mai più e anche lui rimarrà per sempre avvolto nelle tenebre, rivivendo all'infinito quei minuti di quella tragica notte. Non posso sopportarlo ancora. Per questo ho deciso di chiudere per sempre il mio terzo occhio. Che Dio abbia pietà di me. La guardia della polizia penitenziaria ripose il foglio sul tavolo e rimase a fissare il corpo della donna in attesa dell'arrivo della direttrice del carcere femminile. Dalla cella accanto giungevano singhiozzi ininterrotti di una nuova detenuta, una ragazza americana di nome Amanda, accusata di aver ucciso una sua coinquilina inglese. «Cristo santo, cos'è successo qui?» chiese la direttrice appena entrò nella cella. La detenuta durante la notte si è uccisa colpendosi ripetutamente in mezzo alla fronte con quel sasso appuntito. Probabilmente l'ha preso in cortile. Ha lasciato sul tavolo delle pagine in cui racconta una storia delirante.
La direttrice si avvicinò alla scrivania, prese i fogli e fece scorrere velocemente le pagine tra le sue mani. «È sicuro di sentirsi bene?» chiese alla guardia. «Certo, perché me lo chiede?» «Su questi fogli io non vedo nessuna storia. Qui vedo solo dei disegni.» «Come solo dei disegni?» La guardia prese i fogli e constatò che su tutti appariva solo uno strano simbolo disegnato a mano con un'incredibile precisione e pazienza. Un'ellisse contenente ai lati due strani simboli e al centro un grosso cerchio. All'interno del cerchio un sole e una mezza luna erano appoggiati sul lato superiore di un triangolo rovesciato, al cui interno appariva un altro simbolo incomprensibile. Sull'ultima pagina, sotto al simbolo, una scritta gelò il sangue nelle vene della guardia. «Se hai letto la mia storia, il tuo terzo occhio si è aperto. Per sempre».